Approvato dal Consiglio regionale con 21 voti favorevoli e 12 contrari, il bilancio di esercizio 2021 di ARPAT, l'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana, che registra un utile di esercizio pari a 3.415.000 euro, a differenza degli oltre 6 milioni del 2020. Le ispezioni ambientali sono state 2.876, delle quali circa il 70% con sopralluogo. L'Aula ha inoltre approvato un ordine del giorno presentato da numerosi consiglieri PD, che impegna la Giunta regionale a confrontarsi con ARPAT, alla luce degli investimenti correlati all'attuazione del PNRR e dei controlli necessari per la corretta realizzazione delle opere ad esso connesse. Respinto invece un ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegnava il Presidente e la Giunta regionale a finanziare ARPAT per l'attivazione di uno specifico progetto a supporto delle amministrazioni comunali per facilitare gli interventi di bonifica dei siti inquinati da CEU. Un terzo ordine del giorno, che invitava la Giunta a non anticipare il blocco delle auto diesel Euro 5 al 2023, ma di lasciarlo al 2025, presentato da Marco Stella di Forza Italia, non è stato discusso e votato perché è giudicato inammissibile in quanto non inerente al bilancio di ARPAT. Ma è un bilancio ovviamente che noi abbiamo votato convintamente, abbiamo visto invece il voto contrario delle opposizioni che spesso e volentieri evidenziano la necessità di potenziare, di supportare le attività di ARPAT, e quando poi c'è da votare il bilancio poi periodicamente assumono un atteggiamento che per ipotesi e per portare all'estremo un ragionamento, se noi dessimo seguito all'atteggiamento delle opposizioni, ARPAT dovrebbe chiudere. Noi invece vogliamo che ARPAT continui a svolgere il ruolo fondamentale che ricopre. In alcune vicende, ad esempio quella del CEU, io ho ricordato in aula, noi dobbiamo una segnalazione del 2018 proprio di ARPAT e della Regione Toscana, l'avvio di una serie di approfondimenti, e quindi per noi va il ringraziamento e soprattutto l'evidenziazione dell'opera meritoria che ARPAT svolge. Da qui anche l'approvazione di un ordine del giorno collegato al bilancio, che è stato sottoscritto come prima firmataria dalla Presidente De Robertis, nel quale ovviamente noi andiamo a richiedere anche la possibilità di valutare in un confronto con ARPAT un potenziamento anche del personale, a seguito anche di una serie di elementi che sono emersi proprio in commissione. Rubo una decina di secondi per dire che noi abbiamo assunto anche una serie di stimoli che sono arrivati dal dibattito per chiedere e soprattutto per promuovere un'azione di ulteriore approfondimento all'interno della Commissione, perché su alcuni temi che erano in qualche maniera anche citati in un atto presentato dalla Lega, che a nostro giudizio poteva essere implementato e probabilmente anche non aveva gli elementi di aggiornamento ultimi, noi riteniamo assolutamente opportuno e necessario che ci sia una fase di approfondimento in Commissione con proprio ARPAT, per capire anche sul tema ad esempio dei campionamenti, ma anche su altre questioni connesse anche al tema CEU, come poter continuare a operare un'attenzione di grande e assoluta vigilanza e soprattutto anche approfondimento di una tematica che a noi sta molto a cuore, e quindi ARPAT strumento fondamentale per portare avanti queste attività adesso e anche in futuro. Si fa il bilancio consuntivo 2021 nel 2023, quindi questo è sintomatico di un malfunzionamento delle procedure interne, ma soprattutto il direttore generale certifica che c'è una diminuzione del personale e un mancato raggiungimento di molti degli obiettivi che l'agenzia si era posta di raggiungere nel 2021, fra cui molti controlli ambientali, le prestazioni tecnico-scientifiche a sostegno degli altri uffici e anche la diffusione della conoscenza ambientale. Tutti obiettivi che nel 2009 erano stati identificati dalla legge 30 come obiettivi fondamentali dell'agenzia. In più c'è un utile di 3,4 milioni di cui la regione per l'80% richiede la restituzione, anziché destinarlo al completamento degli investimenti all'interno dell'azienda e soprattutto all'assunzione di nuovo personale.
ARPAT già nel 2021 era stata chiamata ad occuparsi di questa vicenda, e quindi noi non abbiamo votato l'ordine del giorno del PD che chiedeva su questo fronte impegno, perché di fatto l'agenzia doveva già farlo nel 2021. Ma soprattutto noi poniamo l'accento sulla mancata realizzazione delle bonifiche. Qui si parla, ma in realtà sulla 429, sul Green Park di Pontedera, ancora ci sono i teloni a coprire il CheU, che è lì che continua a inquinare. Questo francamente è inaccettabile in una regione come la nostra, quindi l'occasione è stata anche quella di sollecitare la maggioranza e soprattutto la Giunta a intervenire tempestivamente, al di là delle questioni burocratiche, per riportare un segnale, diciamo, per i nostri concittadini, che la Toscana è una terra libera e pulita. Sì, è il bilancio consultivo di ARPAT che si vota oggi con quasi un anno di ritardo, un bilancio che chiaramente fa riferimento dal punto di vista tecnico a delle difficoltà che ARPAT incontra, innanzitutto sul personale, perché negli ultimi 10 anni il personale qualificato per svolgere alcuni tipi di attività tecniche specifiche, e quindi che deve essere un personale che ha un'età al di sotto dei 50 anni, in realtà oggi coloro che lavorano in ARPAT e hanno più di 50 anni sono il 70%, quindi diciamo sono poche le persone a disposizione di ARPAT per svolgere alcuni tipi di verifiche. È anche vero che questo è un problema, come dicevo, che dura da 10 anni e nulla si è fatto evidentemente per risolvere questa problematica. Ma quello che a noi è interessato, e abbiamo portato anche un ordine del giorno per far sì che ci fosse un progetto speciale, un atto di indirizzo da parte del Consiglio regionale. Per la prima volta il Consiglio regionale si è portato un ordine del giorno per dare un indirizzo di attività e di monitoraggio che ARPAT deve svolgere. L'abbiamo fatto sul tema del CheU, che crediamo sia un tema rilevante e importante che ARPAT debba svolgere su certi tipi di controlli e verifiche. Lo continueremo a fare, perché quelli che sono i piani di sviluppo che poi ARPAT presenta alla Giunta, noi come Consiglio non li vediamo se non poi nella fase della discussione dei bilanci. E quindi crediamo che il Consiglio invece debba avere anche la propria autonomia e autorità e anche forza politica e coraggio di dare degli indirizzi di azione su certi progetti speciali che ARPAT può seguire. I dati che abbiamo letto sono di un calo generale su tutti i settori dell'attività, da quello del monitoraggio delle acque a quello delle bonifiche, sono dei cali molto importanti, percentuali che vanno ben oltre il 30% di media. Quindi noi crediamo che il tipo di attività che ARPAT ha svolto non è sufficiente, ma questo lo dice il bilancio stesso. Un utile di 3,5 milioni chiaramente ci fa capire che quei soldi non sono stati spesi, perché evidentemente tante attività non sono state fatte. Quindi noi crediamo che ARPAT svolga un ruolo importante e fondamentale per la nostra regione e per i cittadini, per la tutela ambientale dei nostri territori, però crediamo anche che nel metodo e soprattutto nell'organizzazione, e lo abbiamo visto appunto sulla problematica che ARPAT ha sul personale, in questi 10 anni nulla è stato fatto per risolvere una problematica importante, per avere più persone a disposizione con qualifiche tecniche per svolgere le adeguate verifiche. Inaugurata a Firenze, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi, una mostra per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto, intitolata Attorno alla Shoah, fotografie e memoria, tratta dagli archivi fotografici Alinari e curata da Paola Zamboni. La mostra celebra la Giornata della Memoria 2023, ponendo al centro le persone colte nella loro vita quotidiana, quella ferialità distrutta dalla Shoah. L'obiettivo è quello di tracciare un percorso di recupero della storia e della memoria collettiva. Una tra le mostre più importanti che ospitiamo qui in Palazzo del Pegaso è un modo per dire con forza che quello che è accaduto può accadere ancora e che non dobbiamo voltarci dall'altra parte. E attraverso le immagini splendide della Fondazione Alinari raccontiamo
prima e dopo la Shoah. Raccontiamo i volti sorridenti delle bimbe, delle donne, degli uomini che non sapevano cosa gli sarebbe aspettato. E poi raccontiamo la voglia di un futuro migliore dopo quegli anni terribili. Vado ripetendo sempre nelle scuole, ragazzi, di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, perché quello che è accaduto può accadere ancora e oggi, ancora di più, nel momento in cui mancano, purtroppo, perché ormai la loro età li ha portati alla morte, tante donne e tanti uomini che hanno vissuto la violenza, le barbarie di quel tempo, è compito delle istituzioni di diventare sempre più amplificatore di memoria, di ricordare quanto è accaduto, di conoscere, di approfondire, perché, come ci ha detto poche ore fa la senatrice Segre, il rischio è che tutto questo finisca nell'oblio e noi non ce lo possiamo permettere, perché la violenza di quel tempo non deve accadere mai più. Il titolo di questa mostra è Attorno alla Shoah. Attorno alla Shoah non significa la Shoah, significa fare una scelta che esce dai campi di sterminio, non perché i campi di sterminio non siano qualche cosa di troppo importante da non dirsi, ma perché le vittime in fondo sono sempre state considerate i sommersi, delle persone dimezzate, non delle persone. E ho voluto quindi pensare ai sommersi e ai salvati che, come vedrete in queste sale, parlano tra di loro. La cosa incredibile è che io avevo preparato per questa mostra uno schema da utilizzare, ogni sala doveva avere un suo contenuto, e quando ho iniziato a prendere in mano le foto per sistemarle sui cavalletti, queste hanno assunto una vita autonoma, mi hanno rovesciato completamente tutto quello che era il mio schema. Che significa? Che i sommersi e i salvati si vogliono parlare, si parla, perché esiste un discorso sulla Shoah, non esiste il discorso su chi si è salvato, non solo, ma se salvati e sommersi li vediamo come persone gli uni e gli altri, persone che si parlano, perché il destino di uno poteva essere il destino dell'altro. Io condivido molto il taglio di questa mostra e sono contento come Alinari di aver partecipato, perché la memoria è qualcosa di molto delicato, la ripetizione è pericolosa, certe cose alla fine producono assuefazione e quindi poi alla fine disinteresse e distacco, mentre la giornata della memoria appunto è fatta per preservare dentro tutti noi questo senso di inaccettabilità, questa qualcosa che è incommensurabile, che rimane come un buco nero, diciamo, nel centro dell'Europa. Scegliere quindi in qualche modo di sottolineare quel buco nero, di lasciarlo così, cioè di non fare vedere i campi, ma di far vedere quello che c'era prima e quello che per fortuna c'è stato anche dopo, è secondo me un modo per rispettare, ecco, anche il silenzio che di fronte a certe cose bisogna mantenere. E quindi da questo punto di vista è non consueta questa scelta. A volte si finisce per rilanciare sempre di più, per far vedere sempre di più. Invece in questo caso far vedere meno, far vedere al di fuori. E scegliere, per dire, per il manifesto questa foto fantastica della bambina che sorride, che è inconsapevole in qualche modo del destino che aspetta lei o tanti bambini come lei, e però in qualche modo sottolinea appunto la ricchezza di ogni singola vita, che non può essere ridotta mai solo alla sua fine, come nel caso della Shoah,
si può pensare che queste sono solo vittime, no? Queste sono persone che avevano una loro vita, che avrebbero potuto avere una loro vita. È molto significativa questa mostra, devo dire una delle più belle che abbiamo fatto come messaggio, al di là delle magnifiche foto che sono esposte, perché incontra la sollecitazione proprio di questi giorni della Liliana Segre, che ci ricordava quanto fosse a rischio per abitudine, una memoria un po' di maniera, dico io, che si sta diffondendo e che impedisce di sentire tutta la profondità drammatica e che a volte impedisce a questi fatti della storia terribili di interrogarci per l'oggi. Allora ecco, ricordare che quelle morti sono state vite prima, che quella disgrazia è stata prima una festa, è stata volti di bambine, è stata pratica di vita, è stata lavoro quotidiano, credo che sia fondamentale, perché altrimenti noi davvero rischiamo di celebrare un santino della tragedia, un santino della Shoah e non percepire più la vita che si percepisce benissimo andando a vedere quei luoghi. Io avevo, tornando da Auschwitz tanti anni fa, scrissi una proposta di istituire un servizio civile della memoria europeo per tutti i 18enni europei. Ecco, trovo che il lavoro sulla memoria sia un lavoro delicato e che occasioni come queste non debbano mai andare sprecate per lavorare di cesello, in profondità, e credo che con questa bellissima mostra curata da Paola Zamboni con foto degli archivi a Linari qui al Consiglio regionale si sia fatto davvero questo, cioè si sia cercato di scavare e restituire profondità a un lavoro sulla memoria che non deve mai diventare maniera, abitudine, ricorrenza per la ricorrenza. Dobbiamo assolutamente rispondere alla chiamata di Liliana Segre a lavorare in modo creativo e per l'oggi sulla memoria e sul difficile percorso della memoria, ora soprattutto che non abbiamo quasi più testimoni oculari. Io ho avuto il privilegio di andare ad Auschwitz con le sorelle Bucci e ho pensato in quei giorni che non sarebbe stata la stessa cosa senza di loro, e come faremo a tramandare questa memoria così importante per la vita che dobbiamo fare ai più giovani cittadini in futuro, quando non avremo più i testimoni oculari di quel tempo. Presentato al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso, il volume di racconti, sogni, pensieri, parole e segni di Federico Fubiani, illustrato da Niccolò Storai, il cui ricavato è devoluto all'Associazione Onlus Cure to Children per la ricerca sul neuroblastoma, un tumore infantile. La fondazione è nata 15 anni fa da un motivato gruppo di genitori che purtroppo hanno vissuto il dramma della perdita di un figlio a causa di questa terribile malattia e hanno avuto l'idea di unirsi con professionisti del settore diretti dal professor Lawrence Faulkner. Il volume è acquistabile tramite il sito dell'associazione Cure to Children. Stamani raccontiamo una storia bellissima, una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere, di sensibilizzare, tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani, uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno e il suo lavoro verso chi soffre di più, e lo fa insieme a una fondazione, Cure to Children, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro, Sogni, pensieri, parole e segni, e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte. Quindi grazie a Federico Fubiani, grazie al collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui questa iniziativa, e grazie a Cure to Children per tutto quello che fa per le nostre comunità. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della Fondazione Cure to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario, volontario nel senso pieno del termine,
perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. La nostra attività si è realizzata nel corso di questi 16 anni in tutto il mondo. Si è costituita questa rete di centri di oncoematologia pediatrica in paesi poveri, in paesi emergenti. Proprio quest'estate, a giugno dell'anno passato, siamo stati in Africa, in Camerun, e anche lì è nata una collaborazione molto interessante, perché portare l'oncologia pediatrica in Africa, dove, come potete immaginare, non è garantita neanche una corretta diagnosi, per noi significa aver raggiunto veramente tutto il pianeta, tutte le aree incredibili del pianeta. Sono autore di alcuni libri, e in particolare oggi siamo qua per parlare di questo qui che sto stringendo fra le mani, che è una raccolta di racconti brevi che abbiamo pubblicato insieme a Cure to Children a scopo benefico, poiché i proventi della vendita di questo piccola antologia vanno al progetto per la ricerca sul neuroblastoma, che è un terribile tumore infantile, il cosiddetto GNN, Global Neuroblastoma Network. Federico, che è uno scrittore ormai affermato a livello nazionale, dimostra anche con questi racconti di saper entrare in qualunque tipo di casistica del genere fantasy, e non solo, perché poi i racconti sono interessanti anche quelli con riferimenti storici precisi, e naturalmente c'è il grande aiuto giusto alla Fondazione Cure to Children. Federico ha una sensibilità spiccata per queste prerogative della Fondazione, per le sue campagne, e fa bene ad aiutare la sensibilizzazione. Tra l'altro l'associazione Cure to Children fa cose straordinarie in Africa, fa cose straordinarie anche nel nostro paese, ed è nata proprio per aiutare attraverso l'opera di alcuni genitori, per aiutare proprio in particolar modo i più giovani che vengono colpiti dal tumore, in particolar modo dal neuroblastoma. Quindi è un grande merito letterario, ma anche sociale, quello che oggi presentiamo attraverso questo libro. Thank you.